Running On Air. Amici di Running On Air, buonasera, ben ritrovati. Radio Montorfano sempre presente nelle vostre case, 87.7 e 92.2 le frequenze. Torna l'appuntamento settimanale tutti i venerdì. Vi ricordo, chi volesse poi riascoltarci, la domenica sera, ore 23 in replica. Con me al microfono, come sempre, la piacevolissima presenza di Andrea Benvenati. Ciao Andrea. Mi piace la piacevolissima. Buonasera a te, buonasera Roberto, buonasera agli amici di Radio Montorfano. Abbiamo qui oggi due ospiti, però li presentiamo dopo. Beh, ce li teniamo un po' per noi, facciamo un po' una cosa. Andrea, ieri Rieti, un risultato incredibile. A me piacciono i lunghisti che vanno anche a correre in velocità. Pippo Randazzo? Pippo Randazzo ha fatto un tempo incredibile, ha tirato una sciabolata in 10.32, che è una delle migliori prestazioni italiane dell'anno, la quinta, dovrebbe essere la quinta, sì, dopo Pippo Tortu, Jacobs, Fausto, Lai, Desalu, c'è lui che è appena davanti al Bresciano. Trecentesimi davanti a Andrea Federici. Andrea Federici, che è nostro amico, e ci saranno delle sorprese prossimamente. Sì, giusto? Sì. Però teniamoci anche queste sorprese. Teniamocela. E comunque sia un grande lunghista che, insomma, i lunghisti devono essere veloci per eseguire le loro movenze e tuffarsi in buca. Ricordo anche che Daniele Greco, in tempi non sospetti, anzi sospetti, perché andava veloce e saltava anche lontano, aveva corso in 10.38 da junior, quindi era velocissimo. E quindi Filippo Randazzo oggi si scopre una carta in più nel mazzo di Mulo della nazionale. Chi lo sa, magari viene preso in considerazione. La adesso. Staffetta azzurra si presenta non male. Sì. A questo punto i primi 5 atleti sono sotto i 10.40. Sì. Quindi direi anche che 10.35, ecco. con Andrea e non Federici. Solo la 4%, anche la 4x4. Perché lì abbiamo un ingresso nuovo e quindi sì. Il nostro amico Robert Grant, che studia, di fatto è americano, alla Texas A&M, è diventato ufficialmente italiano perché ha degli avi italiani ed è un personaggio veramente che potrà dare una svolta. Beh, una 4x400 che a questo punto fa il salto di qualità. Esatto. Io ricordo che Bobby Grant, come lo chiama suo papà Jim, ha fatto anche il record del mondo della 4x400 indoor, proprio con Texas A&M, ha dei personali o comunque dei 400 lanciati sotto i 45, quindi parliamone insomma. A questo punto parliamo. Buone notizie, e una invece è buona, perché 1:00:30 non è camminare, è correre veloce. Però speravamo in Davide Re. Speravamo, però ci stavo pensando. Davide Re, chiaramente, per chi non lo sapesse, si è cimentato sui 500 ieri nel tentativo di battere il record italiano di Donato Sabia. Il povero Donato Sabia è morto per Covid, cioè una leggenda dell'atletica italiana, peraltro giovane, è morto un mesetto fa proprio per Covid in Basilicata, dove faceva peraltro il presidente della locale, sì, federazione. Un talento eccelso Sabia, oggi ieri Davide Re ha provato a battere il suo record e non ce l'ha fatta. Un Davide Re che tra l'altro era in condizioni fenomenali, quindi questo a dimostrazione di quanto Sabia al di tempo cosa era Donato ai tempi, chi era davvero questo fenomeno degli anni 80. E poi ancora una notizia che mi sembra necessario dare, che Gianmarco Tamberi è uscito dalle fiamme gialle. Hai visto che notizia che è arrivata un po' un fulmine a ciel sereno, dai, mettiamo così. Un fulmine a ciel sereno. Quindi io direi l'atleta più vincente in questo momento dell'atletica italiana esce da un gruppo sportivo dove insomma aveva uno stipendio garantito, un futuro anche post carrieristico assicurato, sì. Ha fatto questa scelta. Secondo la Gazzetta dello Sport ci sono state delle divergenze a livello di sponsorizzazione che noi abbiamo commentato sui nostri social e immancabile arriva il segnale che dobbiamo smettere. È tifoso di Tamberi, non lo so, quando fa così inizia. Va bene, dai. Allora, lasciamo spazio a Franco a questo punto. Al rientro siamo pronti a presentare le due ospiti di questa sera, molto interessanti, tra l'altro. Sì, avremo tanto davvero da raccontare. La linea va subito a Franco in regia e noi, amici di Running On Air, ci vediamo, ci sentiamo tra pochissimo qui, sempre su Radio Montorfano. Running On Air, Running On Air. Ben ritrovati, amici di Radio Montorfano. Dopo aver ascoltato dell'ottima musica, torniamo a parlare qui a Running On Air e
è il momento delle nostre graditissimi ospiti di questa sera. Abbiamo dalla prima puntata di Running On Air abbiamo sempre parlato di atletica leggera. Ti correggo, è venuto anche un coach di basket. Sì, è un mental coach, però anche lì abbiamo parlato di atletica leggera. Con Fabio Fossati si era parlato di questo. Stasera invece entriamo nel mondo del calcio, ma del lato rosa del calcio, quindi è il lato che preferiamo. E sto parlando del calcio Franciacorta e io ringrazio per la presenza in studio della presidente Lidia Gandossi, grazie per essere qui con noi, e attenzione dalla capitana della squadra Cristina Gandossi. Io vi ringrazio per la vostra presenza. Io ho parlato di Franciacorta perché quando vi abbiamo conosciute era Franciacorta. Oggi invece dovete raccontarci cosa è successo e cosa diventa la squadra femminile. Da Erbusco a Rovato inizia un nuovo mondo. Benvenute, siete qui apposta. Ascoltiamo il vostro racconto. Grazie dell'invito, buonasera. Semplicemente il CS Franciacorta, che è durato 16 anni, ha fatto per 10 anni categoria nazionali, a un certo punto, non tanto per questioni di sponsor, ma per tanti altri motivi, per una questione logistica di campi, eccetera, si è deciso di chiudere. Chiudere ha voluto dire chiudere proprio, non cedere categoria né nulla, eravamo in serie B nazionale e pertanto siamo rimasti chiusi. Avevo avuto negli anni precedenti molti contatti, molti inviti a ritornare a Rovato, e in quell'occasione ho colto l'occasione di Alberto Lancini, che era presidente della Montorfano, di venire qui in ruolo diverso, che era il ruolo di segretaria, un po' gestione diciamo di segreteria sul settore giovanile maschile. Però poi subito mi è stato chiesto di approntare una squadra, ripartire da zero con un settore giovanile con ragazze molto giovani, e questo ho fatto. Pertanto 4 anni fa è nata questa formazione femminile molto giovane. Sostanzialmente ho preso tutte le under 19 che avevo al Franciacorta, sono arrivate con 2 o 3 inserimenti, e nel giro di 2 anni abbiamo subito fatto il passaggio di categoria. L'anno scorso parecchie di queste ragazze sono state invitate a salire di categoria, e noi ovviamente il nostro motto non è arrivare in serie eccelse. Le abbiamo lasciate andare e siamo ripartiti con ulteriore linea verde. Tutte ragazze quest'anno del 2003-2004, fatta eccezione del capitano che ci ha seguito e che è dell'89. Tutte le altre sono dal 99 al 2004. Questo è la base. Quest'anno, sappiamo, ieri è stata presentata la fusione ufficiale del Ghedi col Montorfano. Queste due società diventano Rovato Calcio e faranno l'eccellenza. E dalle parole sia del presidente, che rimane il signor Lancini, sia dal direttore generale, abbiamo appreso la loro voglia di crescere col femminile. Pertanto questo è un grandissimo, per noi era un punto di domanda, non sapendo l'evolversi della situazione. Invece ieri sera hanno confermato proprio nella presentazione ufficiale che saranno molto molto attenti al settore femminile. Ecco, per chi non conosce il calcio al femminile, le categorie del calcio al maschile le conosciamo tutti. Certo. Per quanto riguarda invece l'aspetto del calcio femminile, cambia il discorso di categoria o segue pari pari quello che è? In linea di massima segue pari pari, solo che sono meno categorie, perché c'è la A ha un girone, la B ha un girone, la C ha 4 gironi, poi c'è l'eccellenza e la promozione. Per cui il calcio Rovato, siamo in promozione. Rimaniamo in promozione. L'eccellenza è relativa al maschile. Ah, l'eccellenza al maschile, acquisizione e al femminile, rimane la promozione. La squadra in promozione. La regia ci fa il segno e quindi noi diamo la linea subito a Franco. Vi ricordo, non staccatevi, 87.7, 92.2, queste sono le frequenze di Radio Montorfano e questa è Running On Air. A tra pochissimo. Running On Air, Running On Air. Ben rientrati con Running On Air qui sulle frequenze di Radio Montorfano. Abbiamo qui
Lilian Gandossi, responsabile del Calcio Rovato, squadra femminile. Io avrei tantissime domande da fare su questa realtà del calcio femminile, soprattutto dopo i mondiali dell'anno scorso, che hanno avuto un seguito che non si era mai visto, un successo incredibile. Quello che la prima domanda che mi viene spontanea da fare è: ma questo successo mediatico ha avuto poi delle conseguenze sul proselitismo? Cioè, si sono avvicinate delle ragazze al calcio? Allora, ti do dei numeri semplicemente. Qua in Italia. Qui in Italia, certamente. Sì, certo. 10 anni fa c'erano 19.000 tesserate, oggi ce ne sono 26.000 in Italia. Faccio un paragone: Francia 200.000, Olanda 150.000. Sono 7 nazioni che sono oltre Svezia. Quindi la nazionale di calcio ha fatto un miracolo. Ha fatto un miracolo. Tanto mi dà tanto. Ha fatto un miracolo sotto quell'aspetto lì, e è stato, in teoria, dovrebbe essere un aiuto verso il professionismo, che è ciò che si auguravano tutti. Il problema è che se non si parte dalla scuola, lo sport, ma tutti gli sport secondo me devono essere inseriti nella scuola, difficile entrare. Poi culturalmente noi italiani siamo veramente indietro. Ne conosciamo qualcosa noi con l'atletica, perché... Ecco, sì, gli sport minori, siamo negli sport minori, pertanto le conosciamo queste problematiche. Però se ti posso interrompere, io frequento un campo sportivo, l'atletica vive negli spazi del calcio. Io donne non le ho mai viste, e mi sono posto il problema se alla fine non è il problema proprio di recuperare gente che segue il calcio femminile, o se è una difficoltà del mondo del calcio accettare... E anche il calcio femminile tra le sue file. In Italia la difficoltà è accettare il calcio femminile. Ecco. Il problema è la questo. Palissiane, quindi. Direi proprio questo, il punto dolente è questo. Speriamo che negli anni a seguire ci possa essere questo cambio di mentalità. Quindi risulta quasi paradossale che ci siano squadre di calcio come la Juventus, il certo. Milan, che abbiano delle squadre professionistiche. Sì, diciamo anche una cosa. Che queste squadre, Milan, Inter, Juventus, Firenze, Napoli sarà, eccetera, non è che hanno cresciuto o sono entrate nel vivo del calcio femminile nazionale. Hanno rilevato società già ben strutturate e calciatrici nel evolute, senso ecco, evolute, sì. Già nazionali. Pertanto per loro è stato semplice. Fatto chiudere delle società, le hanno rilevate loro e vanno avanti con le potenzialità che hanno, strutture che hanno, eccetera. E questo semplice. Non fa da volano? Dovrebbe far da volano, dovrebbe farlo nelle prime due categorie, almeno Serie A e Serie B, dovrebbe far da volano, però secondo me sono un po' infatti, ancora pessimista. Infatti, quel dato lì, 19-26.000, è davvero poco, cioè la crescita sì, è davvero è poco. È poca rispetto secondo a... me ci vuole ancora un decennio prima che si riesca. Che tanto. È tanto ed è poco, perché siamo talmente indietro rispetto all'Europa che ci vuole il suo tempo, non c'è niente a fare. E poi l'importanza cos'è? Non è stato, è stato un passo anche quello della FIGC, obbligare le società professionistiche avere il femminile, però stiamo riscontrando a distanza solo di 3 anni dall'obbligo che al primo intoppo, alla prima difficoltà, cosa eliminano? Il calcio femminile. Comunque sia, io c'era stata quella partita amichevole adesso della Juventus che aveva riempito lo stadium, sì. Cioè, quindi l'attenzione c'è verso questa... Ma c'è, sicuramente c'è, bisogna concretizzarla un po', quindi pianificarla un po' meglio, ecco. Quindi bisognerà studiare anche perché non tutti possono andare alla Juventus, al Milan o all'Inter, certo, e bisogna crescere le società piccole, sono quelle che fanno da vivaio. Quindi anche voi invece nel vostro piccolo riuscite comunque sia ad avere un... Sì, noi abbiamo una 30 di ragazze, pertanto penso che siamo in fase di crescita. Ecco, ci fermiamo qui per qualche istante, seguiamo ancora la musica di Radio Montorfano, ci ritroviamo ancora qui per questa interessantissima chiacchierata sul calcio femminile. A fra poco. Running on air. Running on air. Ben ritrovati amici di Radio Montorfano, continua questa bellissima chiacchierata questa sera a proposito di calcio femminile, veramente interessante. Noi abbiamo anche un altro ospite presente, la capitana della squadra Calcio Rovato. Ma prima di dare parola a Cristina Gandossi, voglio chiedere un ultimo ricordo a Lidia. Allora, 1975, Stadio Marassi, c'è un attaccante che segna 2 gol e vince uno scudetto, ce la racconti? Sì, sono bei ricordi che non si dimenticano sicuramente, di fronte a 3.000 persone al Marassi di Genova. Era la finale per l'assegnazione dello scudetto, San Pier d'Arena contro la Cibus, allora si chiamava Cibus dove giocavo, di Rodengo Saiano. Vincemmo 3-1 con 2 gol miei e lo scudetto sulla maglia. Cos'è vincere uno scudetto? Perché sai,
ma deve essere un'emozione fortissima. Poi a Brescia non se ne sono venuti no. Beh, negli ultimi anni poi il Brescia femminile, che appunto dicevi prima, è poi stato ceduto al Milan, no? È il Milan che ha ritirato i diritti. Ha ceduto solo il titolo, sì. Il titolo. Però cos'è vincere uno scudetto? Coronamento. Ma il coronamento di un lavoro che dura appunto 10 mesi sul campo, allenamenti sotto i diluvi, su campi non di sicuro belli come ci sono ora, erano proprio campi con la neve. Il coronamento si arriva sempre quando tu sai creare uno spogliatoio. Lo spogliatoio è la base di tutte le vittorie, perché tu puoi essere fortissima, puoi avere 5-6 elementi fortissimi, ma se non sei coeso, se non navighi verso lo stesso obiettivo, non arriverai mai. Pertanto l'importanza, io dico sempre spogliatoio, perché è quello che ti fa vincere, lo spogliatoio. E quello è stato un anno memorabile per tutti. E a guidare lo spogliatoio del calcio rovato quest'anno avremo un capitano. Abbiamo il capitano, che è il capitano di questi 2 anni, Cristina Gandossi, che è la persona che è rimasta dalle ceneri della prima squadra di Rovato, diciamo così, ha voluto seguirci ancora. Benvenuta Cristina, grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao a tutti. Raccontiamo Cristina Gandossi, chi è, come è arrivata al calcio, quanto tempo giochi, sei giovanissima. Sì, non proprio così giovanissimo, però io ho iniziato quando ero piccina, proprio con la scuola calcio, per poi ero con i maschi, per poi smettere e decidere poi quando avevo 12 anni e iniziare questa esperienza con il allora CS Franciacorta, andando poi nell'Under, disputando poi anche qualche partita nel campionato di Serie B, per poi ritrovarci 4 anni fa nel Rovato, come diceva prima appunto Lidia. Abbiamo vinto il secondo anno il campionato, e anche lì, come diceva prima, vincere lo scudetto, ma anche vincere un campionato comunque è molto, cioè ti porta delle forti emozioni. E quest'anno appunto capitano, quindi gestire anche lo spogliatoio con ragazze molto giovani e quindi tentare di amalgamare lo spogliatoio con queste ragazze che non hanno mai comunque giocato insieme, venivano comunque anche da un calcio a 7 che è totalmente diverso dal giocare a 11, e pian piano comunque i risultati si sono visti. Che capitano è Cristina? Chioccia o un capitano dal pugno fermo? Dipende, nel senso che se c'è da bacchettarle, come si può dire, si bacchettano, giusto per farle crescere nel modo corretto. Ma Cristina, nella vita quotidiana invece cosa fai? Cioè, giochi a calcio e poi infinito messi gli scarpini da calciatrice? Lavoro, sono un'impiegata, quindi finisco alle 6 la sera di lavorare, alle 8 vado a fare l'allenamento, e quindi sfoghi tutta la tua giornata. E quante volte vi allenate la settimana? 2 volte più la domenica la partita. Bene, è sempre più interessante questa conversazione sul calcio femminile. Ci fermiamo qui, ci troviamo fra pochissimo sempre sulle frequenze di Radio Montorfano. Running on air, running on air. Running on air, ben rientrati, buona serata ancora. Stiamo parlando con la capitana del calcio rovato, Cristina Gandossi. Volevo chiederti, Cristina, ma com'è il calcio femminile oggi? Come lo vivi? Si sta diffondendo? Hai questa percezione che questo sport si sta allargando, e c'è sempre un po' di ritrosia nei confronti di questa realtà? Piano piano sì, però c'è molto 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 lentamente, secondo me, in Italia rispetto che all'estero. Secondo me in Italia devono fare molti passi in avanti prima di arrivare anche a certi livelli, come vedi, cioè come si vede comunque il calcio femminile all'estero. Certo, ma invece tu personalmente hai delle aspirazioni sportive? Insomma, alla fine è sport, quindi ognuno certo, tira acqua al proprio mulino, nel senso. Tu hai delle aspirazioni sportive, o sentivamo prima nel backstage che sei stata cooptata per entrare nei quadri dirigenti? Sì, beh, questa sicuramente, magari andando avanti, perché comunque non si può giocare sempre. Quindi... Però tu sei giovanissimo, direi 31 anni, ma a parte che lo dico io che arrivo a quasi a 48 anni a correre, cioè i miei orizzonti sono vastissimi, quindi...
Quindi? Direi che rispetto alle mie compagne attuali sono la nonna di turno, come si può dire, visto che comunque hanno tutte 18, 19, 15, 16 anni e quindi probabilmente in un futuro seguirò le orme di Lidia e quindi farò parte della dirigenza seguendo comunque questa passione che ho sempre avuto fin da piccola, che mi ha trasmesso appunto. Prima commentavamo il fatto che è una bellissima cosa che vengano formati i dirigenti. Adesso non so se è un caso solo di Lidia che ha pensato già questa cosa, pensando già a delle prospettive di crescita di questa realtà, però prima riflettevamo sul fatto che in atletica invece questa cosa non succede, Roberto. È difficile, fai fatica, è un movimento quello dell'atletica vissuto tanto a livello di corsa, a livello di attività, ma poi a livello dirigenziale si fa fatica a formare nuove leve, si fa fatica ad avere nuove leve in campo. Speriamo, sai, che i giovani di oggi prendano passione e dalla passione poi abbiamo l'esempio qua davanti. Però deve essere chi fa il dirigente. Se chi fa il dirigente aiuta è molto meglio. Deve essere illuminato e riuscire a capire che c'è bisogno di una successione. Io sono convinto che pian piano arriveremo anche lì, perché le federazioni, se vogliono crescere, se vogliono vivere, devono sicuramente avere anche queste forme di sviluppo. E ti assicuro, non è legato solo all'atletica leggera, purtroppo è legato a tantissime, alla società, è la società odierna, dove è difficile davvero lasciarla presa e dare spazio ai più giovani, lasciare spazio. Però noi abbiamo un bellissimo esempio qua davanti e quindi prenderemo esempio anche da voi su questo, cercando magari nel piccolo delle società della zona, vediamo se riusciamo a far crescere qualche giovane e a creare nuove Cristina Gandossi, giocatrici, atlete e poi dirigenti. Dicevamo, dirigenza sì, ma tanto sport, attività. Le tue ragazze, tu sei la loro capitana, la prospettiva per il campionato prossimo? Speriamo sempre di fare meglio rispetto al campionato precedente, quindi in primis è comunque creare lo spogliatoio, che è la cosa principale, perché è da quello che viene tutto. Poi pian piano sicuramente si inizierà a giocare un buon calcio e a vincere le partite. Quanto dura una partita di calcio al femminile? 90 minuti come 90 nel maschile. 90 minuti come nel maschile, cioè, hai voglia di correre. L'ultimo campionato è stato interrotto, anche il vostro in corso d'opera, bloccato. È uno dei tantissimi sport che purtroppo ha avuto questo destino, come il destino nostro di avere dalla regia uno che ci dice è il momento di chiudere, time out, interrompiamo qui. Esatto. Però vabbè, ci risentiamo subito, a parte gli scherzi. Qui 87.7 92 e 2 sono le frequenze di Radio Montorfano e noi vi aspettiamo ancora qui. Running on air, running on air, running on air. Ben ritrovati amici di Running on Air, abbiamo qui Cristina Gandossi, capitana del calcio Rovato. Ecco, no, io mi chiedevo, ma penso già di essermi risposto, quali sono i miti che le calciatrici seguono? Seguono più quelli maschili o quelli femminili? Perché negli ultimi mondiali calciatrice, mi sembra la miglior calciatrice, è stata eletta questa Megan Rapinoe, che ha degli atteggiamenti anche gestuali molto alla CR7, per dirci. Ma io nell'esperienza che ho raccontato con 300 ragazze, 400 come sono passate, normalmente tifano maschi, normalmente hanno Juve, Inter, Milan e hanno come visione, no, voglio assomigliare a CR7 eccetera. Ovvio che negli ultimi 4-5 anni c'è anche qualche personaggio femminile, tipo la Panico, tipo la... Che la Panico ormai sì, è finito ormai da... Sì, però era un'icona, sì, è un'icona comunque del calcio. Però, ha fatto valanghe di gol. Valanghe di gol, eccetera. Però alla fine vanno sempre come riferimento sul maschile. Questa è una notizia. Sì. Cioè, non ho sentito proprio una ragazza dire vorrei assomigliare a Panicola, chi era poi... Questa cosa mi è venuta in mente proprio perché... La Girelli perché... di adesso, per dirle così, difficilmente sento proprio paragonarsi, vorrei assomigliare a CR7 o qualcun altro del maschile normalmente. Ecco. No, mi era venuto in mente perché guardavo proprio gli atteggiamenti di questa ragazza calciatrice americana, era molto
iconica, come anche come molti studiati, tutti gli atteggiamenti molto social, come va di moda oggi. Ma Lidia, ma una cosa che mi sono domandato, ma negli anni 70 com'era il calcio femminile? Che differenza c'era con il calcio di oggi? Beh, oggi come l'evoluzione del maschile, una volta si correva, ma c'è più magari più la tecnica un pochino meno, però c'era un grande cuore. Oggi si lavora molto molto sulla tecnica e sulla tattica di stare in campo. Ma c'era più diffidenza nei confronti del calcio femminile negli anni 70? O vabbè, la diffidenza c'era. La prima squadra che nacque a Rovato con il famoso Maffei, l'allenatore che non c'è più, ha creato la prima squadra qui a Rovato, e i commenti dei curiosi intorno al campo, ve li lascio immaginare, venivano solo per fare quel commento. Il calcio, visto il gesto atletico meno, veniva in secondo piano, un terzo piano addirittura, diciamo. Quindi c'è stata un'evoluzione di attenzione, o comunque un'evoluzione tecnica, tattica, e onestamente chi si avvicina al calcio femminile, stanco del maschile, non ho sentito mai nessuno dire ah, però non stanno giocando bene eccetera. Guardano anche il gesto tecnico delle ragazze, tant'è che ai mondiali si è visto, cioè, chi ha guardato i mondiali ha visto che tecnicamente non c'è niente davvero da dire. C'è poco da dire, cioè... no, c'è niente da dire sul lato tattica e tecnica rispetto al maschile. La forza quella non la possiamo fare, la differenza quella c'è, è visibile. Comunque anche il calcio italiano, abbiamo detto, ha fatto dei miracoli negli ultimi mondiali dell'anno scorso, nel 2019. C'è da dire che comunque sta crescendo. Sì, sta crescendo grazie al cambio di, è un mio parere personale, Cabrini è stato allenatore della nazionale e forse era da cambiare ancora prima che partisse. Intendo dire, lì abbiamo perso 3-4 anni di calcio. Quando è arrivata una professionista come l'allenatrice attuale, si è visto anche cambiare alle ragazze, cambiare l'atteggiamento, le scelte tecniche, scelte tattiche. Si è visto in campo ciò che con Cabrini non si vedeva nulla, perché Cabrini era stato messo lì, a mio parere, certo, come scelta politica e basta. Quali sono le tre giocatrici italiane più forti oggi in Italia? Direi la Girelli, la Cernoia. Girelli, la Gabbiadini per me è l'icona del calcio. È la sorella di Manolo, giusto? Per me quella, se 10 anni fa mi dicevano a chi vuoi somigliare, Gabbiadini. Era a parte la persona, di un'umiltà che non avete idea. La conosciamo personalmente perché è venuta spessissimo con me, non a giocare, tifava noi, e l'abbiamo avuta ospite con noi tantissime volte. Una persona eccezionale dal punto di vista calcistico, per me era eccellente. La Gabbiadini per me potrebbe essere l'icona per cui l'icona italiana potrebbe essere tranquillamente lei. Sì. Ha vinto non so se 3-4 palloni d'oro addirittura, sì, quindi sì. Complimenti anche a lei. La linea ce la chiede, avete visto anche voi i gesti di Franco, quindi subito a Franco la linea. Musica di Radio Montorfano e poi torniamo, ahimè, per l'ultimo blocco di questa sera. Running on air. Ben ritrovati a Running on Air. Siamo al blocco, ahimè, di chiusura di questa interessantissima serata, perché il mondo del calcio maschile, a me sinceramente, ha leggermente saturato. Invece il mondo del calcio femminile, tutto da scoprire. E come dicevamo prima, questo exploit dato dai campionati del mondo, questa attenzione mediatica notevole. Calcio Rovato, quante squadre avete? Avete una squadra giovanile, avete la prima squadra? Parli del femminile sempre? Sì, assolutamente al femminile. Femminile abbiamo una prima squadra composta da 20-21 ragazze giovani, e poi abbiamo sempre una seconda squadretta che anche lo scorso anno e 2 anni fa hanno fatto il CSI, pertanto sono ragazzine giovanissime, i primi esperienze, fanno esperienza lì, e poi pian piano speriamo di riuscire nel giro di 2 anni ad avere un under 19. È possibile, so già la risposta, ma il reclutamento nelle scuole è impossibile in questo momento? No, noi il tentativo l'abbiamo fatto perché abbiamo il coordinatore del maschile, che è il settore giovanile, che è bravo, è entrato nelle scuole, e non si dice maschi femmina, si va a fare scuola calcio proponendo il calcio in questo frangente. Siamo già partiti, diciamo, dalla quarta elementare, mi sembra. Però, come ripeto, sempre
devi trovare la bambina che insiste sui genitori, vado a giocare a calcio. Al primo vado a giocare a calcio, normalmente il genitore dice no. Poi invece, vabbè, sull'insistenza della bambina, poi magari la porta. Nel settore giovanile maschile abbiamo 5-6 bambine di 8 anni che stanno giocando con i maschietti, perché fino a 12 anni possono giocare con i maschietti. Ah, è possibile la categoria? Sì, 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 giocano con i maschietti fino a 12 anni, poi devono per forza passare a una categoria femminile. Allora noi di Running On Air, visto che siete state gentilissimi anche come ospiti, seguiremo sicuramente l'andamento del calcio rovato al femminile, quindi vi richiameremo durante l'anno. Capitano, Cristina, il campionato che va a iniziare, abbiamo detto prima, si vuol far meglio dell'anno scorso, sì. E chiaramente, quali sono le squadre con cui andrete a lottare nel prossimo campionato? E sono squadre comunque tutte provincia, comunque o Brescia o Milano. Vediamo man mano, perché magari, cioè, adesso hanno fatto anche dei nuovi innesti, come li faremo noi sicuramente, e vedremo di riuscire a posizionarci in una posizione medio-alta, dai, puntiamo in alto. Il sogno nel cassetto di Cristina Gandossi. Sogno nel cassetto? Beh, potremmo riuscire a vincere un altro campionato, mettiamola così, punto un po' più in alto, magari non cioè non l'anno che viene, però magari tra 2 anni. Le giovani atlete che avete in squadra, anche qui ci saranno osservatori che arrivano a vedere, c'è già qualcuna nel mirino di società, diciamo, a livello alto? Delle giovani che abbiamo oggi, 4-5 ragazze sicuramente sono già nel mirino, però essendo molto giovani, nel senso 15, 16, 17 anni, le società le stanno chiedendo per l'under 19, qui invece già giocano in una prima squadra, già in un campionato un po' più strutturato e un campionato già di livello maggiore di crescita, nel senso ti scontri anche con persone di 30-40 anni, ok? Mentre l'under 19 ti scontri solo con l'età adeguata. Queste ragazzine giovanissime hanno delle qualità notevoli e a mio parere tempo 2-3 anni potrebbero tranquillamente fare la categoria Serie C. Facciamole crescere con calma, però non bruciamole. Sì, ecco, tante volte, visto che stiamo paragonando al mondo del calcio al maschile, sembra, a me diverte anche questa cosa, anche se mi fa leggermente innervosire tante volte, vivendo in un centro sportivo, a fianco della pista di atletica sta il campo di calcio o addirittura all'interno, e quando giocano i ragazzini i genitori in tribuna sembrano tutti che abbiano dei piccoli Cristiano Ronaldo. Non devi toccarli, attento, se c'è un fallo la mamma salta. Nel femminile no, vero? No, assolutamente no. È per quello che invito anche il pubblico di questa radio a venire a vedere, soprattutto sulle tribune troveranno sempre gente che incita le proprie ragazze e mai contro gli avversari. Cambia proprio una cultura sul femminile, chi si approccia al femminile non torna al maschile. È bellissimo questo, perché questa è veramente la realtà che lo sport deve vivere. Allora noi aspettiamo assolutamente notizie, aggiungo, verremo anche a vedervi. Grazie, vi aspettiamo. Sicuramente verremo a fare il tifo per voi. Grazie, grazie di cuore a Lidia Gandossi, capitano Cristina Gandossi. Noi verremo a seguirvi assolutamente. In bocca al lupo davvero per una splendida stagione. Grazie ancora per essere state con noi. Andrea, finisce qui questa puntata. Noi ci rivediamo. Bellissima puntata. Sì, davvero, mi sono divertito. Grazie. Grazie. Noi ci rivediamo venerdì prossimo. Avremo ancora una coppia di ospiti venerdì prossimo. Un uomo e una donna. Non aggiungiamo altro. Lo scopriremo solo vivendo, dicevano una volta. Buona serata, buon weekend. Se vi è piaciuta la trasmissione e volete riascoltare anche alcuni passaggi, noi vi diamo appuntamento a domenica sera alle ore 23 in replica, sempre dagli 87.7 92.2 di Radio Montorfano, e per chi ama invece collegarsi sull'internet www.radiomontorfano.it. Qui trovate Running On Air. Ciao, buon fine settimana. Running On Air.